Allora, sicuramente adesso si sente Skype che farà rumore perché ho Skype con la versione vecchia su Linux e come minimo cadrà qualcosa nella casa vicina e verrò accoppata. Comunque, volevo parlarvi, ragazzi miei, di come si può trovare lavoro dalle mie parti, cioè adesso io sono dalle parti di Colonia, almeno come l'ho trovato io la mia esperienza. Allora, avevo un po' di tedesco dalla mia perché avevo già studiato tipo un anno. Fantastico, Skype continua a dare problemi, adesso mi sconnetto, scusate un attimo. Avevo già studiato un po' di tedesco, quindi il mio livello era circa un B1 e sono venuta qui e ho iniziato a cercare lavoro, ma cioè, ciccia, perché comunque il mio tedesco non andava ancora bene, quindi ho pensato bene di mettermi a un corso e nel frattempo di cercare lavoro. Ovviamente io ero fortunata perché un semilavoro ce l'avevo, insegnavo italiano online su Ituki, quindi questo mi ha aiutato. Una seconda cosa che mi ha aiutato è che sono andata alle job messe, che sarebbero delle fiere, dove appunto si può parlare con l'HR. Vi consiglio di andare a queste fiere e di portarvi delle copie, parecchie copie del vostro curriculum stampato, presentarvi in un certo modo, cioè curato, come se andaste a un colloquio di lavoro, perché comunque sono tutte persone della selezione del personale o manager, credo gente della selezione del personale. Quindi c'è gente addirittura che si porta la valigia, i trolley, si veste con giacca e cravatta se uomo, le donne molte volte sono in tailleur, dipende un po' dai lavori che si vogliono fare. E vi dico già che se c'è la polizia, per esempio, non potete mandare un curriculum lì perché dovrete avere la cittadinanza. Se avete la cittadinanza potete presentarvi con il curriculum. Questa è stata la mia esperienza. Sono andata a due job messe, una era a Colonia e l'altra era a Düsseldorf. La più interessante era comunque Colonia. C'è stata, e questo lo so, questo mese mi sembra un'altra fiera del lavoro a Colonia, ma io non sono andata perché avevo appena trovato lavoro, quindi speriamo di non doverne andare ad altre, ecco. Poi ovviamente ho mandato curriculum nel modo classico attraverso per esempio StepStone, che ve lo consiglio. Ho mandato curriculum come avevo già fatto in Repubblica Ceca. In Repubblica Ceca vi consiglio, mi sembra job.cz, che è ottimo per trovare lavoro in Repubblica Ceca, oppure dovrete scrivere Dobry Duch per trovare lavoro sempre in Repubblica Ceca. Quindi qua in Germania direi che StepStone è buono. Ho guardato anche dei giornali e soprattutto nel posto dove ho trovato lavoro l'ultima volta avevo già mandato tre curriculum, quindi non abbiate paura di rimandare un curriculum se vi dicono di no, potrebbero sempre dire di sì, perché molte volte succede questo, che l'HR, quelle delle Human Resources, lavoro per la quale io cerco di avere un po' di rispetto ogni tanto, quando divento buona ho un po' di rispetto. Appena vedono che il vostro tedesco non è perfetto o non capite una cosa al volo, tendono a scartarvi. Quindi ho avuto la fortuna che ho fatto un colloquio, mi hanno chiamato per un colloquio perché erano relativamente disperati per una posizione e ho trovato un manager che non era tedesco ma era belga e quindi lui non era così intollerante, se sbagliavo un plurale non si arrabbiava, addirittura mi ha fatto un pezzo dell'intervista in inglese e siamo andati avanti. Siamo arrivati a questo punto, sperando di andare ancora avanti. Questi sono i miei consigli, vi invito a chiedermi delle domande se ne avete e vi invito a una critica costruttiva, nessun insulto a mia mamma, ai miei genitori, così ho un insulto gratuito sulla mia onorabilità perché non ne ho una, io sono disonorevole. E perché questo è il primo video che faccio di questo tipo e quindi ho tutto da imparare. Detto questo, nessuno vi dà
l'autorità per insultarmi, cioè, se volete fatelo, ma non serve a niente, ecco. Un bacione a tutti e buona, no, non si dice mai buona fortuna, in bocca al lupo nella ricerca del lavoro. Ciao ciao.